Oggi si è svolta la conferenza dei capigruppo e il sindaco, con l'aiuto della sua maggioranza, ha deciso che il consiglio comunale, il primo consiglio comunale utile, è fissato per il 6 di giugno. E solo in quella data, se avrà risolto i suoi problemi politici di crisi di maggioranza, riferirà in aula. Questo è un motivo di ulteriore riflessione di quello che abbiamo sempre detto. Noi non ci auguriamo che il sindaco cadi, ma abbiamo solo l'interesse che la città risolva i suoi problemi e si possa amministrare in maniera degna di una città capoluogo. Questo purtroppo non avviene. Il sindaco ha preso un ulteriore mese di tempo, oltre il mese che si è preso con le sue dimissioni. Non è giusto per l'interesse della città perché ci sono problemi grossi da affrontare. Noi vorremmo discutere provvedimenti in consiglio importanti per la città e questo non viene fatto perché il sindaco non risolve i suoi problemi della maggioranza. Noi vogliamo sapere solo se il sindaco ha la maggioranza, che paura ha di andare in consiglio se la maggioranza c'è, noi ce lo spieghiamo, ma se non fosse, sarebbe opportuno che vada a casa. Il sindaco comunque continua a disporre delle cose che riguardano il comune di Teramo. Quello che è accaduto oggi ne è una dimostrazione. Ma non c'è rispetto, diciamo, dei consiglieri comunali, del consiglio comunale, ma soprattutto della città, perché andare in consiglio, portare i provvedimenti, penso che sia l'interesse anche della minoranza, ma anche di interesse nostro che abbiamo sposato un programma insieme a lui. Noi vogliamo che i provvedimenti vengano in consiglio, mi riferisco al PRG, al PUT, all'abbattimento delle barriere architettoniche, sono tutti provvedimenti pronti da circa un anno che purtroppo non vengono in consiglio perché qualche consigliere di maggioranza è mal di pancia. Voi, cioè la lista civica insieme all'Alleanza Nazionale e a Direzione Italia, lunedì farete una conferenza stampa per parlare di cosa? Non è una questione politica, è solo una questione che, ripeto, è quello che ho detto in precedenza. Noi vogliamo discutere, siccome non ce ne dà la possibilità di discutere in Consiglio Comunale dei provvedimenti importanti per la città, faremo una conferenza stampa noi in cui diciamo i problemi che bisogna affrontare nell'immediato. Questo purtroppo è l'unico modo per poter sollecitare un attimino l'amministrazione a risolvere i problemi dei nostri cittadini.